Bentornati su GTTN, io sono Blackagiro e siamo qui sul secondo episodio di Colat, questa serie che faremo un po' tutti scambiandoci salvataggi ogni video. Non ho ancora aperto il gioco, c'è scritto continua appunto perché mi ha passato il salvataggio e Matto che ha fatto il primo episodio. E niente, iniziamo, non ho neanche visto il suo gameplay, quindi non so praticamente niente se non la storia di sto gioco. Vediamo cosa possiamo fare. Da quello che so dobbiamo raggiungere alcuni punti di interesse orientandoci con la mappa e la bussola, visto che non ci sono altri modi per orientarsi. E c'è, come sempre in tutti i giochi horror, un mostro, uno spirito in questo caso, credo, che ci insegue e ci dà la caccia. E ci può anche uccidere perché lui è morto nel primo episodio, so. Ok, siamo in gioco. 50 FPS non va benissimo. 60. Allora, vedo un'antenna. Ok, questa è la mappa. Ci sono delle coordinate segnate in alto a sinistra. E non ho idea di dove noi potremmo essere. Suppongo che il rosso sia il nord. E ho già paura. I giochi non mi fanno paura. Ah, ok, questo è il... Ah! Ah, siamo qua, ok. Quindi, se non sbaglio, dovremmo andare a queste coordinate sotto, che sono 7... 52... 7... 7... Ok, quindi dobbiamo andare a nord. Vabbè, esploriamo un po' senza di solito i giochi horror non mi fanno paura, dicevo. Però questo è un altro tipo di gioco horror. Ho seriamente paura di rage quittarlo appena appare il mostro. Anche se non mi senti neanche urlare. Non ci riesco. Quando prendo paura non urlo. Quando prendo paura butto le cuffie o roba del genere. Allora, sembrerebbe che qui non ci sia una strada per andare avanti, o sì? Seguiamo questa. Vediamo quanto dura la corsa. Dura abbastanza. Sì. Ok, no, non dura tantissimo. Ho messo il volume del gioco molto basso perché avevo paura che la registrazione se no non si sentiva, quindi io non sento molti suoni. Voi li sentirete? Io li sento davvero poco. Abbastanza per farmi cagare addosso. Questo è un bug. Bene. Fa piacere. Ah no, no, ok, no, sono un idiota io. È quando cammini che ti abbassa la mappa. Ma sinceramente non voglio stare fermo. Cosa c'è là? Dove siamo noi? Ho detto di andare a nord, ma non vedo una strada per andare a nord. Quindi, aspetta, forse se passiamo di qua si risolve qualcosa? Eravamo lì, sinistra, ok, su, sì, da qua si dovrebbe andare a nord. Non sento nessun passo di mostro strano. Madonna, se mi compare ora davanti io... Sto gioco di merda lo disinstallo. Ok. Bella, molto bella la grafica, era l'Engine 4. Ho ottimizzato anche abbastanza bene. Ora sto registrando e, come ho detto prima, faccio più di 50 fps a medio. Ok. Questa strada continua? Sembrerebbe di sì. Ho una torcia? O sì che ho una torcia. Bene, bene. Forse va a batterie, non conviene tenerla accesa. Cosa c'è qua? Non vedo un cazzo. Ecco, si inizia. Ah, che belli i giochi horror. Che belli. Soprattutto quelli in cui c'è il mostro che ti insegue. Se vi state chiedendo perché lo stiamo giocando, là c'è qualcosa intanto.
È semplice, noi non volevamo giocarli. Io provai sto gioco craccato. Sì, non me ne frega un cazzo di dire che io cracco i giochi, va bene. Mi sembrava carino, ma ci giocai pochissimo. E ora era nell'Humble Bundle. Ho detto, ehi, compriamo l'Humble Bundle, ci sono tante cose carine. Magari poi possiamo giocarlo. Cosa sei tu? Non è il mostro, teoricamente. Cosa? Cosa? Sono sotto la mappa. Ora, vabbè, leggiamo il dialogo. Addio Alberto. Allora, la storia dovrebbe parlare di studenti, credo, che si sono persi in montagna e poi sono morti. E noi siamo semplicemente un tizio curioso a caso che vuole sapere cosa è successo. Mi chiedevo, ma farsi i cazzi suoi, no? Cosa? Sì. Sì, di solito succedono sti bug quando gioco io alle cose. Bene. Ok, sono dovuto tornare qua. Ho dovuto ricaricare il salvataggio. Vediamo. Ok, è ricomparsa la figura, quindi chiaramente non è il mostro. Stai a vedere, eh? No, è semplicemente il fantasma di uno degli studenti che sono morti. Sto in silenzio durante i dialoghi. Bene. Non ci capisco ancora niente. Suppongo ci vorrà del tempo per capire la trama. Seguiamo questa strada che credo. Non so bene dove siamo. Siamo sicuramente a nord. Ma non credo che siamo in alto, perché c'è un fiume, un dirupo, credo, là, e non l'abbiamo visto. Scusa? Ok. Bellino sto posto. Mi piace. Credo che i campfire siano checkpoint e sarebbe per viaggiare anche veloce, quindi sarebbe buono se trovassimo quello che è qua, visto che sulla mappa ce n'è uno qua nelle vicinanze. Vabbè. E che poi ho appunto ricaricato il gioco e ho riniziato. Quindi devo trovare un modo di salvare anche. Non la vedo una buona idea, però. È l'unica strada. Non possiamo più tornare indietro. Ok. Madonna. Quanto paura mi ha fatto. Andiamo via da qua. Andiamo via da qua, ci crolla tutto addosso. Bello, cazzo. L'atmosfera di sto gioco è incredibile. Mi piace davvero un casino. Qua si può passare? Bellissimo. Allora, forse abbiamo attraversato quel posto. Probabile. Coordinate? 10:57. Il problema è che io non so dove siamo. Rumori inquietanti. Rumori più inquietanti. Cerchiamo di avanzare velocemente. Una nota. Non risparmio le note. Quindi? Fine? C'era una nota? Spero che salvi dove raccogliamo le note. Altre strade? Noi siamo arrivati da qua. Non ho visto sta strada.
strada che andava su. Stiamo salendo tantissimo. Stiamo andando in cima. Ho visto che c'erano delle luci in cima. Se è quella montagna. Quando. Sfoca così è perché credo di aver finito la stamina, sì. Ok. Sto seguendo il fantasma. Quello è il mostro? Cosa dovrei fare? Merda. Non posso tornare su. Ok, in questo momento mi sto cacando sotto. Oh! Cosa? Perché mi stavo muovendo il mouse? Bene. Là c'è qualcosa. Un'altra nota che non vi leggerò. Siete interessati, ma tanto. Penso che molte persone guarderanno sta serie, in effetti, però dobbiamo più fare qualcosa per andare avanti, sempre i soliti video, diventa noioso. Qui si può salire? Non puoi farmi una strada così e poi non farmi salire, vabbè. Ok, ci si può accucciare, non lo sapevo. Altre coordinate, però. Difficile da orientarsi. Là c'è quella specie di torre radio. Magari sarebbe da andare a controllare. Se quello era il mostro. Vuol dire che non l'abbiamo dietro per ora. Cos'è sto posto? Qualcosa. Oh mio Dio. Ok. Perché c'è sta roba qua? Non importa. Seguiamo la strada. È la caverna di prima. Ho fatto il giro. Ok, ecco, mi sembrava strano. Praticamente racconta di loro che scappano perché vedono che una creatura li sta inseguendo e cercano di. Cioè, invece di fuggire, sti qua, all'inizio se ne vanno. E poi vogliono fare ricerche per scoprire cos'è. Geniale. Beh, non è che il mio personaggio stia facendo qualcosa di più intelligente. Intanto qua sta crollando tutto. No, aspetta, 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 aspetta. Non sono sicuro di dover entrare là dentro. Là dentro. Appunto. Via da qua. Via, 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 via. No. Forse mi accuccio. Sì. Ok, un altro. Questo qui probabilmente è uno dei percorsi che hanno fatto per scappare. Mi sta costringendo a farlo. Ok, nebbia arancione brutto. L'ho capito. Sta crollando la montagna. Ho fatto danni. Ok. Dove siamo? Un campfire. Salvataggio. Siamo. Ah! Bene! O siamo qua? Ma anche prima quando l'ho aperto mi segnava di essere qua, quindi non segna dove siamo. Ok, dobbiamo scoprirlo da soli. Comunque, sono pretty sicuro che siamo qua in questo momento. Sì, qua è dove siamo stati, abbiamo fatto il giro, abbiamo trovato il campfire. Prima allora eravamo. Qua? Non ce ne sono altri segnati sulla mappa, eravamo lì per forza. Oddio, no, era. Ok.
No, aspetta un attimo. Probabile che ora siamo qua. No, non l'abbiamo sbloccato. Sì, siamo qua. Ora siamo qua. Prima eravamo qua. Ok, capito, capito. Campfire scoperti sono gli unici che vengono mostrati. Ok. Ok. Abbiamo scoperto il primo punto di interesse. Il secondo. L'aveva scoperto Matto nel primo, a quanto pare. Se guardate le coordinate. Ok, si può zoomare, non lo sapevo. Il primo è stato cancellato, il secondo è stato cancellato, quindi sono andato davvero là. Cioè, andavo un po' a caso, a nord a caso ci sono davvero andato. Niente, siamo già a 20 minuti di durata del video. Non posso permettermi di farli più lunghi, anche perché ci vuole anni a caricare un video in 1080p a 60 fps. Ma noi lo facciamo comunque, anche se abbiamo 15 iscritti praticamente. Niente. Questo video è finito e ci vediamo al prossimo video dove non ci sarò io, ci sarà qualcun altro di GTTN che continuerà il gioco dal mio salvataggio. Spero il video vi sia piaciuto e ciao a tutti.